Buongiorno, oggi faremo una ricetta nuova che non ho mai fatto. E sono degli gnocchetti al basilico e ricotta. E praticamente questa ricetta me l'ha passata ieri una mia carissima amica, che anche se siamo lontane, però ci sentiamo sempre molto spesso e siamo sempre molto vicine. Allora, c'è basilico, un bel po' di basilico, lavate le foglioline, le asciugate bene con lo Scottex. Poi 2 etti di farina, 1 etto di parmigiano, 2 etti e mezzo di ricotta, sale e noce moscata. Molto semplice. Procediamo. Allora, per prima cosa noi verseremo il basilico nel nostro tritatutto. Poi, dopo il basilico, versiamo il parmigiano. Ok. E iniziamo a tritare il tutto. Adesso praticamente aggiungiamo la farina piano piano. Ok. Poi aggiungeremo la ricotta. Perfetto. Un po' di noce moscata. Allora, una bella grattatina di noce moscata, vedete? Sapete che con la ricotta la noce moscata sposa benissimo. Ok, basta così. E poi un pochettino di sale. Perfetto. Adesso procediamo. Bene, ora mescoliamo il tutto. Praticamente il risultato è questo, otteniamo una bella palla omogenea, andiamo a prendere poi una sfianatoia, metteremo sopra e faremo i nostri cilindri. Ecco qua, praticamente la nostra palla omogenea, abbiamo messo soltanto un po' di farina sulla sfianatoia, la lavoriamo solo ancora un pochettino e poi dopo facciamo i nostri filoncini dove faremo i nostri cilindri, ok? Allora, lasciamo qui un attimino a riposo con un canovaccio sopra. Perfetto, allora io ho iniziato a prendere il mio filoncino, li ho tagliati già dei cilindri e poi con la forchetta farò così e vengono le righe sopra. Ok, con i rebbi della forchetta. Perché questi qua sono molto più morbidi. L'altra volta io ho fatto gli gnocchi solo di farina senza patate e ho usato gli arricciagnocchi. Invece questi, essendo ancora molto più morbidi perché c'è la ricotta, meglio fare le righe con i rebbi della forchetta, rimangono belle larghe le righe sopra. Ok? Procediamo così e poi dopo le lasceremo asciugare un attimino e poi le cuoceremo in abbondante acqua salata. Quando saliranno a galla saranno cotti praticamente un minuto, un po' come tutti gli gnocchi. Vedete come vengono belli carini. Hanno un profumo perché tra parmigiano e basilico, mamma mia. Vedete quanti già ne sono venuti? Adesso io ho l'ultimo filoncino da fare. Comunque, con solo 2 etti di farina e 2 etti e mezzo di ricotta, 1 etto di parmigiano. Poi il basilico, io avevo la piantina e ho preso una ventina di foglie di basilico. Se avete preso solo un mazzetto, adesso è il periodo comunque del basilico. Quindi uno non è che deve per forza sempre solo fare il pesto. Vedete che ci sono tantissime buone idee. Queste adesso io finisco di passare. Potete anche lasciarle così a cilindro, praticamente. Cioè non è che... Però fatti sul rebo dei rebbi della forchetta vengono un pochino più carini, così. Vi ripeto, perché con l'arriccia gnocchi sarebbe venuto troppo piccolino l'arricciamento. Niente, quasi finito. E poi dopo li lasciamo un po' un'oretta in posa e poi prepariamo un sughetto. Perfetto, i nostri gnocchi al basilico e ricotta sono pronti. Adesso li lasciamo così a riposo un po' per un'oretta. Poi li potete condire come volete, anche solo pure con olio e parmigiano.
Ovviamente l'ideale è con un po' di sugo, ok? O anche solo col pomodoro fresco, come volete voi. Si cuociono in frettissima, quando salgono a galla sono cotti 1 minuto. Acqua bollente salata, e come vuole l'acqua, li calate giù, li buttate giù e poi appena tornano su sono pronti, ok? Buona preparazione di gnocchi al basilico e ricotta. Spero che sia stata all'altezza della ricetta che mi ha passato la mia amica. E se volete passatemi anche delle ricette, così io poi le propongo, ok? Buona preparazione a tutti e a seguito buona degustazione.